Benvenuti all'ascolto di Radio Giano Public History. Welcome to Radio Giano Public History. Bienvenue à l'écoute de Radio Giano Public History. Willkommen Leute bei Radio Giano. Viel Spaß. Bene, amici e amiche di Radio Giano Public History, benvenuti e benvenute a questo nuovo episodio di Vite Parallele. Dai microfoni di Zurigo, eccezionalmente per oggi, la vostra Katia Simone. E da Roma, il nostro regista e presidente di Radio Giano Public History, Marco Lodi, e il nostro ospite. Valerio Mollica, benvenuto Valerio Mollica, autore. Allora, buongiorno. Buongiorno a te Valerio. Allora ricordo Valerio Mollica, attore, autore e regista, con il quale dialogheremo oggi del suo libro e opera prima, La vera storia di Lady Fire, edito da Book Road. Allora saluto nuovamente Valerio Mollica, benvenuto. Buongiorno Katia e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori di Radio Giano e a chi ci sta ascoltando. Allora io vi ringrazio innanzitutto di questa opportunità di parlare qui da voi, ecco, e attendo domande. No, non devi dire niente. Adesso facciamo, Valerio, come di consuetudine, qualche secondo di pausa con Cliff Haranoda, torniamo tra pochissimo e cominciamo la nostra conversazione. Vamos, Marco. Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. Bene amici, bentornati a Vite Parallele. Ricordo il nostro ospite Valerio Mollica e il suo libro La vera storia di Lady Fire. Allora Valerio, dopo il teatro, il cinema, la poesia e la scrittura teatrale, perché hai deciso di scrivere un romanzo? Prego Valerio. Allora, perché praticamente questa cosa, questo romanzo è nato in realtà nel periodo in cui eravamo tutti a casa, se vi ricordate, no? Perché certo. C'era il lockdown, eccetera. Allora, io lavoravo inizialmente a fare dei monologhi, lavoravamo con delle attrici che si chiamavano i monologhi di Lady Fire. Mi era venuta in mente questa idea di raccontare la storia di una donna, e scusatemi il termine, ma lo devo dire, perché che scegliesse di fare la puttana per sua scelta, la prostituta. Va bene? Certo. E naturalmente. E avevamo cominciato a lavorare con questi monologhi, che sono stati anche alcuni che abbiamo anche messo in scena. Poi venne il lockdown, diciamo, ma io scrivo veramente di tutto, veramente, perché scrivo da tantissimi anni, ho scritto poesie, ho scritto commedie, monologhi rappresentati in teatro, tanto ho scritto per il cinema, ho fatto un cortometraggio che è andato alla Lift Loft di Londra nel 2021, proprio anche in quel periodo del Covid l'avevo prodotto, e poi vinse anche un premio, diciamo, della giuria popolare, e quindi io sono abituato a scrivere tanto, suono anche chitarra e tastiera, compongo, e ho scritto anche
anche delle canzoni, ho scritto anche la musica per un cortometraggio che uscirà a breve con l'Accademia Cinematografica della RUFA a Roma. E quindi in quel periodo lì specifico, però, provai a sviluppare, i teatri erano fermi, era tutto fermo, certo. Dico, ma perché non sviluppare la storia e farne una storia? E così ho iniziato a scrivere, poi ho contattato delle case editrici e il romanzo è piaciuto e poi eccoci qua. Dopo bene. È stranissima questa cosa naturalmente è il primo romanzo, a volte mi chiedono, dice il suo ultimo romanzo, dico no, è il primo, non è l'ultimo. Infatti, l'opera prima. Sì, no, vabbè, io ho pubblicato altre cose, però scherzavo. Va bene, però il primo romanzo. Non è l'ultimo, ma il primo, cioè. Certo, Valerio. Allora, Valerio, entriamo nel merito di questo libro. Io l'ho letto, ti ringrazio anche della bellissima dedica che mi hai fatto, quindi grazie mille. Allora, Valerio, chi è Lady Fire, questa signora fuoco che ama il suo lavoro e si sente, come dice lei, pienamente realizzata solo quando fa sesso? Tu ti sei ispirato a qualche persona, una donna che conosci nella vita, personalmente, no. Oppure un personaggio inventato? E poi mi è molto piaciuto, Valerio, il modo di porsi di questa protagonista del tuo libro, perché è quasi un dialogo tra lei e i lettori. Prego, Valerio, raccontaci. Allora, esattamente. Allora, primo punto, che non è una donna reale, ovviamente, è un'invenzione letteraria che potrebbe, a volte la fantasia è più reale della realtà, no? Per cui diciamo potrebbe anche apparire una storia, diciamo, reale, ma il personaggio è ovviamente un personaggio inventato. Ripeto, era nato in teatro con questa rappresentazione di pensare e di rappresentare una donna che facesse la puttana, e quindi di analizzarne di analizzare il perché, i motivi, le motivazioni, no? Ne esce fuori poi da me il ritratto di una donna che è molto forte, è ribelle e allo stesso tempo molto dolce, perché ovviamente, allora, parliamo specificatamente di Lady Fire, è una donna intelligente, bellissima, laureata, colta, che però ha una forza, una potenza sessuale enorme dall'inizio, quindi e poi diciamo, non supponiamo che ad esempio fosse una donna che non potesse esprimere il suo piacere, lei si sentirebbe repressa. Certo. Capisci? Molto, molto repressa, perché oggi diciamo all'interno della nostra società c'è ancora una forte, diciamo, paura, soprattutto per le donne, di dover esprimere le proprie esigenze sessuali, il proprio piacere, no? E certo. Quindi andiamo. E poi una donna che è indipendente, gira il mondo. Lei inizia per gioco, per scherzo, perché tutto nasce da quando è piccoletta, una ragazza, insomma, che inizia per gioco, no? Con un'amica innamorata di un uomo, dice: facciamogli credere che fai la puttana, forse. E qui ci sono dei paradossi, cioè, nel senso che, vedi, gli uomini non ne escono molto bene, ne esce bene lei, no? Capisci il senso? Sì, perché è una donna che non è ipocrita ed è molto coerente con il suo pensiero e anche con il suo corpo. Sì, assolutamente, non c'è nessun tipo di ipocrisia, assolutamente, in Lady Fire. E anzi, lei combatte il pregiudizio. In realtà posso dirti questo, che sì. Lady Fire, io posso avere incarnato qualunque tipo di lotta contro il pregiudizio, capisci? Cioè, è un io la chiamo, è inarrivabile, ma la chiamo un'eroina da fumetto, capisci? Perché
è forte, lei è una donna forte, ribelle, chi la giudica lei si allontana, va via, non si lascia giudicare più da nessuno, e vive la sua vita, diciamo, in maniera indipendente, sa scegliere, sceglie, questo, diciamo, avviene nell'arco del romanzo, da quando lei all'inizio si troverà un sacco di, diciamo, di problemi, di guai, e poi la vedremo maturare, crescere, ma allo stesso tempo restare quella che è, capisci? Quindi Valerio, io lei è anche comunque una donna che ha degli amori saffici, quindi per lei sì, l'amore è assolutamente universale. Giusto? Anche per lei l'amore è universale, hai detto bene, è di Saffo, e ad esempio io sono uno che conosce bene, per esempio, Catullo anche, e inizialmente quando Catullo è lesbia, no? Certo. Dicevamo. E inizialmente quando io ho iniziato a studiare il personaggio, a pensarlo, è una Venere moderna, è un'Afrodite moderna, è un simbolo, è una donna che ha, è molto carica di Eros. Assolutamente. Non, purtroppo con gli uomini che ci sono in giro, io voglio essere cattivo con i miei colleghi maschi, però deve essere per forza una donna bellissima, altrimenti cioè, capisci quello che ti voglio dire? E poi naturalmente lei, Lady Fire, in realtà lei va anche oltre l'immagine, no? E gli amori. Beh, lei ha una personalità forte, io penso, perché ci sono tante donne bellissime, Valerio, però bisogna avere la personalità, sennò dopo 5 minuti ci si annoia, giusto? Certamente, no, ma io infatti parlavo dei miei colleghi maschi, non di me, cioè, nel senso, non del mio pensiero, capisci? Sì, no, l'ho capito, sì. Io il mio pensiero è che amo tanto, in realtà, quando si scrive un personaggio, anche se io non sono una donna, ci sono alcune cose in cui è ovvio che ti ci rispecchi, no? Quando si parla di sentire certe corde, diciamo, di sensibilità, o quando si parla dell'aspetto fisico, non è importante, ma è importante altro, le vibrazioni dell'anima, io le chiamo le vibrazioni, sai, nella vita ci sono delle persone che tu potresti avere vicino, non so, un vicino di casa, per dire, chiunque, no? Certo. Che tu non incontrerai mai perché non vedrai mai, perché non vibra come te, mentre certo. Magari da questo va dal prendersi un caffè fino all'amore, insomma, certo, cioè, le affinità elettive. Ma tu hai tante amiche donne? Sì, ho frequentato sempre tante donne perché, diciamo, io ho lavorato tanto in teatro, io sono uno che ha fatto tanto teatro, e spesso abbiamo fatto, e lì mi sono sempre trovato, diciamo, a conoscere tante ragazze, tante amiche che girano, attrici, ma anche altre, insomma, non è che bisogna fare per forza le attrici, quindi, diciamo, sono cresciuto tanto tra le donne, quindi hai carpito anche dall'animo femminile, e poi l'hai questo carpire, questo anche prendere, lo hai trasmesso nella scrittura, giusto? Perché hai ascoltato. Sì, sicuramente sì, però tanto anche frutto dell'ingegno, ma anche frutto di, ti ripeto, quando noi io lavoro in teatro a costruire personaggi, e tanto era stato un pochino, non sono gli stessi monologhi, ma un pochino di costruzione registica che nasceva dal dialogare con delle attrici o delle donne che cercavano di fare questo personaggio, no? Allora si pensava, oddio, questo personaggio com'è? E ci ho messo dentro, secondo me, tutte le varie sfumature della sensibilità femminile. Quando lei soffre, è una donna normalissima, quando soffre, ma è sempre normalissima, e cioè quello che volevo mettere in luce è questo, che lei ha semplicemente le
diciamo, le sensazioni che sono diciamo comuni a tante donne, lei ha semplicemente più forti e libere, ma certo, in realtà sì. Ma in realtà ha le stesse emozioni di qualunque altra donna. Se si innamora soffre, se sta bene, capisci? Certo, poi... è un essere umano, quindi insomma tutte le sfumature della sensibilità umana fanno parte del suo... Anche quando mi dicevi dell'amore saffico, è vero, però forse il suo unico amore è questa sua amica che le salva la vita. In realtà certo, è il suo grande amore, perché tu che l'hai detto, se ti accorgi che è l'unica vera amore lei, che poi in realtà è una grande amicizia, che non è nemmeno, cioè è, perché poi diciamo Lady Fire non e anche io diciamo non concepisce l'amore virtuale, cioè quell'amore che lei chiama amore, anche il sesso, perché normalmente l'amore è carnale, cioè altrimenti quando noi incontriamo qualcuno, no, con il quale anche un uomo e una donna che dialoghiamo, d'accordo, ma sì, è amicizia, non c'entra niente con l'amore. Noi non ci rendiamo conto di una cosa, che diventa amore nel momento in cui c'è un rapporto fisico. Sì, alle volte sì, alle volte no. Ci sono anche gli amori, quelli non virtuali, sì, quelli, come si dice, psicologici, platonici, ci sono, però il nostro vero legame... Ci sono gli amori psicologici, però il nostro vero legame è al momento in cui ci si unisce. Cioè, quello diciamo, è quello completo, sicuramente è la completezza. Possiamo anche negare, ma quando lo neghiamo, cioè a noi stessi, la realtà però è quella, basta guardare in noi i rapporti che abbiamo, è chiaro. È chiarissimo. Certo, cioè, ascolta Valerio, allora farei così, su questo mi fermo, facciamo sì, la seconda pausa, beviamo un sorso d'acqua così ci riscaldiamo un attimo la voce. Late Night at Samorò, Vendla, vamos Marco, ci risentiamo tra pochissimo, prego. Sei all'ascolto di Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. Radio Giano Public History ci puoi trovare su Spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it. Bene, bentornati amici e amiche di Vite Parallele. Oggi nostro ospite, ricordo, Valerio Mollica e il suo libro La vera storia di Lady Fire. Allora Valerio, hai deciso di far viaggiare Lady Fire negli Stati Uniti, quindi Manhattan, New York, Wall Street. Come mai hai voluto mandare Lady Fire negli Stati Uniti, se ci sei stato, e cosa eventualmente ti piace o non ti piace dell'America? Allora, io svelo una particolarità, io non sono stato in America, però l'ho conosciuta, diciamo, attraverso
Allora, tante ricerche, tanti romanzi, ma tante ricerche mie su tutto quello che c'è. Quindi, ma l'idea mi piaceva mandarla a New York perché in realtà volevo che lei, diciamo, dovesse ricominciare da capo, no? A un certo punto lo sai che lei ricomincia proprio da zero, Certo. quindi volevo che lei ricominciasse da capo e l'idea era quella di farla ricominciare a vivere da un punto dove si può ricominciare. Questa è un'idea che io avevo da ragazzino, no? Da quando ricominciare da zero in un paese enorme, è quell'idea che c'avevano tutti dell'America, Un può essere giusto o sogno sbagliato, americano, no? certo. Quindi farla ricominciare da un paese enorme, come gli dice la sua amica, dice sei in un posto dove tu puoi ricominciare da qualunque parte da zero, cioè quindi puoi viverci. E poi tutti gli altri posti li ho visti, sia Rotterdam, Parigi, Amsterdam. Beh, io ho girato molto, solo quella parte lì diciamo è di estrema fantasia, ma non è soltanto fantasia perché ho cercato di entrare realmente, di andare a vedere realmente di Sì, cosa si tratta. certo. Poi, insomma, voglio dire, gli sviluppi della storia richiamano anche noti fatti di cronaca, insomma, che accadono purtroppo. E qui mi allaccio al discorso, Valerio, del potere. Quindi anche il rapporto che lei ha con i soldi e col potere. Quello che mi ha colpito è questa sua scelta, magari, di darsi per un dollaro a un nero che conosce in un bar, quindi di far l'amore con quest'uomo, concedendogli appunto, quasi concedendosi, quasi facendogli un regalo, simbolicamente si fa dare un euro, mentre contro il potente, addirittura le rifiuta i soldi. Chiude i soldi. Sì, perché allora spiego perché. Perché Certo. chiaramente allora Lady Fire, come dicevo, vive di vibrazioni, vive di emozioni ed è una donna, a parte che è una donna ribelle, lei vive di vibrazioni e in realtà vive di vibrazioni positive, di amore. Quindi il fatto per esempio, lei incontra questo ragazzo nero e lei in quel momento però vive una frenesia, no? Lei vorrebbe fare l'amore con qualcuno, vorrebbe, ed è quasi una scusa quella di dirgli dammi un dollaro e di dirgli guarda, io faccio la puttana, quasi un approccio, no? In realtà lei vuole vivere dell'amore, differente con questo senatore del potere del Congresso americano, Certo. perché lei da subito, come dice spesso, si sente infastidita dall'arroganza del potere, dalla prepotenza, fin dall'inizio, quando si presenta un segretario e dice, senta, io vengo a nome del mio padrone a dirle che lei, questa dice, vabbè, mandami lui. Scusa, scusate, cioè, ma che cazzo vuoi? Scusa, mandami tu. Cioè, già sei un antipo. Cioè, già mi stai sulle palle tu, figura di chi deve essere quello che ti manda. Poi scopre addirittura che questo qua del potere è praticamente. Cioè, io ho dipinto appunto come uno che ce l'ha con le donne, con le lesbiche, con gli omosessuali, con le Certo. puttane, ce l'ha con i vagabondi, no? Quindi Gente un che invece. ipocrita, il classico politico ipocrita, che Sì, un razzola politico predica bene e razzola ipocrita male. che fa le campagne per la famiglia americana, bella, tutta bella pulita, e poi lui dice: ah, io ti do 1 milione di dollari per venire con te. E poi si rivela per quello che è, perché quando lei va a trovarlo nella sua villa, lui cercherà di violentarla. Nel momento che lei ha detto di no, e no,
sarà costretta a difendersi. E quindi Lady Fire è una donna che è un simbolo, ripeto, è un simbolo di ribellione anche verso il potere, verso l'arroganza e la prepotenza del potere. E è un simbolo moderno, perché chiaramente, come si può dire, cioè, noi non abbiamo attualmente molti, molti simboli moderni di ribellione, no? Però quello che succede a una donna come Lady Fire può succedere anche anche a quel ragazzo nero che sta per strada, capisci? Certo, beh, però le donne ultimamente anche nel settore dello spettacolo hanno dato vita a un movimento come il Me Too, che è partito dagli Stati Uniti, che si sta ribellando anche a un certo modo di fare maschilista. Addirittura, Valerio, leggevo sui giornali che adesso nei film hanno inserito la figura che ti chiede dove l'attore maschio può metterti le mani quando si girano certe scene. Quindi voglio dire, la sensibilità sta cambiando anche. La sensibilità sta cambiando, però bisogna stare attenti che non siano ipocriti. Cioè, il problema è sempre quello. Cioè, il problema non è tanto dove cioè, perché che ti devo allora te lo dico. Allora, mi è stato più volte, no, quando io dico Lady Fire fa la puttana, e ti dicono: ah, però non si dice sta parola. E quindi, quando noi non possiamo, per esempio, più usare la lingua che vogliamo. Come le parolacce, io voglio dire, lei dice a questo senatore che aveva una faccia di merda, scusa, ma sì, questi sono è un linguaggio letterario, quindi in un libro non solo è letterario, attenzione, è diciamo censura, sempre certo. Una censura da qualunque parte la vedi, perché tu, io non posso parlare, non posso, mi sfugge una parola, non la posso dire, eccetera. È una censura assurda. Anche il fatto di, allora, io ti dico che io faccio anche l'attore, no? Di solito quando si lavora tra almeno io tra attori e attrici, io ne parlo prima, se devo fare una scena di, che ne so, che ci abbracciamo, dico se te va bene, cioè ci conosciamo, certo. Un attimo prima, per cui bisogna stare attenti a non esagerare nel togliere tutto quello che c'è. È come la sigaretta al cinema, certo. Oggi non si può fumare, ma tu, cioè, a parte che diciamo che è una grossa cavolata, perché se io cammino per strada e trovo centinaia di macchine che buttano veleno, non è che io che fumo una sigaretta sto ammazzando qualcuno. Valeria, purtroppo è un mondo pieno di contraddizioni, perché c'è una parte di gente che deve rispettare, e poi tu pensa alle norme green in Europa, e poi ci abbiamo la guerra in Ucraina, cioè ti rendi conto della contraddizione? Ma io mi rendo conto benissimo, cioè in Ucraina c'è un massacro e nessuno lo ferma, nessuno dice niente, purtroppo. Il problema comunque parte da lontano, cioè il problema parte, ti ripeto, dalle piccolissime cose, come ti ripeto, non so, io che fumo una sigaretta, ma ci sono centinaia di automobili che buttano veleno. Una persona, oggi la manipolazione della testa della persona, se posso una persona se la prende con me che sto fumando, ma non dice nulla di quel veleno che respira delle automobili. Perché guardiamo le cose piccole e non riusciamo più a vedere le cose grandi. Questo è il problema di oggi. Cosa con un bambino? Noi parliamo tanto di bambini. Quando ero piccolo, in casa mia si fumava, mia nonna fumava, voglio dire, per dirti, no? Allora passa con un bambino o un passeggino e si respira lo scappamento della macchina. Certo. Non dicono certo. Niente. Poi certo. Passa qualcuno con la sigaretta, non io per forza, e questo è anche diciamo sono delle norme che secondo me noi stiamo impazzendo tutti quanti, cioè, quello è sicuro, Valerio, siamo tutti impazziti. Attenta che pure quella che tu mi dici, su, noi non siamo bambini, una che, cioè, se io faccio l'attore l'altra fa l'attrice, no?
Dice, attenzione, dove devo mettere la mano? Lo diciamo noi, ce lo diciamo. Cioè, non è che ovvio, siamo... siamo adulti, ovvio che... Certo. Quindi bisogna stare un po' attenti a bastare un po' attenti a diciamo forse a cercare di togliere un po' di patina. Certo, Valerio, siamo alle battute finali. Quello che volevo dirti, questa donna, questa Lady Fire, è anche un po' la tua rivincita rispetto alle censure. Tu hai detto: io scrivo questo libro ed è una rivincita. Io non amo la censura, io per niente, insomma, da artista, diciamo, lo sai, io tutte le settimane sono in radio, faccio dei sonetti romaneschi di Belli che sono praticamente pienissimi di parolacce, e ti svelo una: a scuola se ne facevano solo due, quelli pulitissimi, e non se ne parlava mai, e io questa cosa ce l'ho da quando andavo a scuola alle superiori. E comunque sì, è una rivincita della censura, perché diciamo io non si può parlare, oggi si parla, cioè tutto è proibito del parlare tanto, e quindi anche per questo ho deciso di scrivere questo romanzo e di pubblicarlo, no? Perché bene, come si dice, non voglio usare il latino, lo traduco in italiano, perché la parola vola via e lo scritto rimane. E quindi ma chi diciamolo vuole pure sapere... in latino, diciamolo pure in latino. Ma la verba volant, ma che serve dire in latino? L'ho scritto a mano, ma io dico la parola vola via ed è vero, e lo scritto rimane. Noi siamo classici, sai perché non lo volevo dire in latino? Perché poi chi non ha quattro lauree non me capisce. I nostri podcast li capiscono tutti, poi diamoci anche un'area intellettuale, dai Valerio, sto scherzando ovviamente, assolutamente, però io mi piace essere compreso anche, guarda, ti dico, ci sono delle persone che si sono prese il mio libro, che me lo chiedono, e che un libro di solito non lo comprano mai. Quindi se lo stanno leggendo, oltre a coloro che normalmente, ma bisogna essere comprensibili quando si usa un linguaggio, anche un linguaggio scritto, e poi sta tutto scritto lì. Cioè, nel senso, noi adesso possiamo, quando io parlo, ecco, anche in una trasmissione come questa, a volte posso anche sbagliarmi, o un giorno c'ho una luce per traverso, c'ho una cosa per traverso e dico qualcosa che magari non è, no? Oppure che verba volant, scritta manent, la parola vola via, lo scritto resta, e su quando vai a leggere il romanzo tu ci trovi una parte del mio pensiero. Assolutamente. Allora Valerio, assolutamente, io ricordo, allora io intanto ti ringrazio per aver partecipato al mio podcast. Auguro a te e al tuo libro un grandissimo successo, perché è una storia molto bella, avvincente, di sensibilità ma anche di riscatto. Quindi io ricordo il titolo: La vera storia di Lady Fire, scritto da Valerio Mollica, edito da Book Road. Valerio Mollica, io ti ringrazio. Volevi salutare i nostri ascoltatori? Sì. Allora saluto tutti gli ascoltatori di Radio Giano, e dico l'ultima cosa, le ascoltatrici anche, soprattutto perché il romanzo è dalla parte delle donne sempre. Certo. Allora io ringrazio ancora una volta il mio pubblico, noi ci ritroviamo presto per altri podcast e altre tantissime storie. Saluto Marco Lodi alla regia, vamos Marco con la sigla, baci e abbracci dalla vostra Katia Simone, un altro grande saluto a Valerio Mollica, ciao a tutti. Ciao a tutti. Muchas gracias por haber escuchado Radio Giano Historia Pública. Pasiba za praslushivanie Radio Giano Public History. Grazie per aver ascoltato Radio Giano Public History. Radio Giano Public History. O kiki itadaki arigatou gozaimashita. Sie haben Radio Giano gehört. Vielen Dank. Thanks for having joined us on Radio Giano Public History. Merci pour avoir écouté Radio Giano Public History. Bogodarievi ci slušahti Radio Giano Public History.